Io credo che sia della disponibilità del governo di una nazione democratica dare dei protocolli comportamentali, no? Cioè dire il distanziamento, le mascherine, anche più duri di quelli che sono stati dati. Se il governo dice distanziamento con 4 metri, va bene, però cosa diversa è conculcare la libertà delle persone. Ieri Draghi diceva cioè, la libertà non si baratta con niente, signori ci è sfuggito qualcosa. No al coprifuoco perché è una misura inutile, perché è una misura controproducente secondo me anche sul piano del contrasto all'epidemia, dopodiché perché ancora prima di tutto questo non è nella disponibilità del governo di una nazione democratica stabilire se e quando i cittadini possono uscire di casa, e se questo noi potevamo e lo abbiamo tollerato anche con responsabilità quando eravamo in una fase di emergenza nella quale non sapevamo con che cosa avessimo a che fare, secondo me dopo un anno questa roba qui non è più tollerabile. Io credo che sia della disponibilità del governo di una nazione democratica dare dei protocolli comportamentali, no? Cioè dire il distanziamento, le mascherine, anche più duri di quelli che sono stati dati. Se il governo dice distanziamento con 4 metri, va bene, però cosa diversa è conculcare la libertà delle persone. Ieri Draghi diceva cioè, la libertà non si baratta con niente, signori ci è sfuggito qualcosa. Però Presidente, la sensazione per molti è che con queste manifestazioni voi date un'idea di piomba libera tutti, cioè la pandemia è finita, quando invece purtroppo non è finita. Queste sono cose che io non ho mai detto, mi perdoni, io non ho mai detto che la pandemia è finita, le sto dicendo il contrario, le sto dicendo proprio che siccome la pandemia non è finita e non finirà subito, bisogna trovare un equilibrio tra alcuni diritti fondamentali, il diritto alla salute e il diritto alla libertà. C'è gente che per la libertà c'è morta, quindi stabilire che... Non diciamo... è la stessa cosa, Presidente, no, questa l'ha fatta anche una sua parlamentare oggi in aula, mi perdoni, no, questo non è accettabile però. È una cosa seria, non è inaccettabile. No, però non è paragonare il 25 aprile a questa situazione attuale, non è accettabile. Non ho citato il 25 aprile. Beh, c'è la gente per la libertà, c'è morta. Nella storia dell'umanità le comunico che c'è morta pure tanta gente prima, non è cominciato, diciamo, tema molto. È un paragone improprio. Non è un paragone improprio, è stabilire che il principio della libertà è un principio inviolabile. Siamo d'accordo o non siamo d'accordo? Noi siamo d'accordo il 25 sì, il 26 no, mi fate capire. Io sono d'accordo su questa roba qui e quindi dico, bisogna trovare un equilibrio. E siamo disposti chiaramente ad accettare misure anche gravose se sono sensate, perché è inutile che noi chiudiamo la gente alle 10 di sera dentro casa e alle 8 la stipiamo sui mezzi pubblici. Allora per me bisogna partire dalle priorità. Le priorità quali erano? Mai risolte. Potenziamento ai mezzi pubblici, messa in sicurezza agli anziani, quante volte le abbiamo proposte? Non siamo stati ascoltati. Perché? Perché è più facile scrivere con una riga di decreto tutti a casa alle 10, i ristoranti sono chiusi. È facile, ma non è la cosa giusta da fare. Per cui certo che ci sono delle proposte alternative molto più serie, perché lei provi a chiedere a un qualunque virologo, ma tra un ristorante dove le persone possono stare sedute distanziate e la metropolitana la mattina, qual è il cluster? Lo sa che hanno risposto? La metropolitana la mattina, invece ci hanno detto per mesi che sui mezzi pubblici il Covid non c'era. Agli italiani, lei dice dovete rispettare il coprifuoco alle 10 o dovete fare disobbedienza civile, ora mancano pochi minuti alle 10? Guardi, io ho sempre rispettato le norme che il governo poneva, ciò non toglie che continuo a battermi contro quelle norme. Quindi rispettarle però, dice l'italiano. Rispettare le norme è una cosa e dire che sono giuste. Il messaggio è che il lavoro lo dobbiamo fare noi e Fratelli d'Italia si batte contro queste misure ed è quello che continueremo a fare, ma chiaramente tutto questo non è più tollerabile dal nostro punto di vista.